Un saluto a Saverio, ciao e bentrovato, grazie per essere qui con noi. Dovuto Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. Piacere. fare questo riassunto perché in pubblicità è praticamente cambiato, non cambiato tutto, ma si sono andate a generare nuove evidenze e nuove forze appunto sul mercato. E allora ti chiedo un commento a caldo perché sicuramente è una giornata particolare quella di oggi e poi così andiamo anche a capire se effettivamente rientra in quella paura che aveva già innescato il mese di settembre e che magari potremmo osservare anche in maniera più consistente nel mese di ottobre. Saverio, a te la parola. Intanto possiamo dire che questo movimento è accaduto negli ultimi 10 minuti, perché fino a 20 minuti, mezz'ora fa, il mercato era spento, si andava avanti con un dollaro a leggero ribasso, le borse che sembravano tenere, poi improvvisamente è partito il dollaro yen, ha cominciato a scendere da 111,40, si è fatto 50 punti di discesa, adesso sembra puntare a 110,5, e contestualmente le borse americane hanno cominciato a perdere terreno, prima il Nasdaq, il Dow sembrava tenere, poi il Dow anche lui ha mollato. E adesso sembra essere entrati in una spirale di avversione al rischio importante, con l'indice Fear and Greed che era a 25, è tornato a 27, ma poi probabilmente sta scendendo ancora, quindi la discesa in questo caso significa maggiore paura e quindi maggiore timore verso il tapering da parte della Federal Reserve. Questo è il vero tema. Il mercato comincia ad avere paura del drenaggio di liquidità che ci sarà, e bisognerà guardare il ritmo, il pace col quale sostanzialmente gli 80 miliardi di acquisti di titoli di Stato e i 40 miliardi al mese e i 40 miliardi al mese di acquisti di azioni garantite da asset-backed securities verranno ridotte. Quindi il ritmo sarà cruciale. Se sarà di 10 e 5, inteso come miliardi, potremo arrivare all'inizio del secondo semestre del 2022 con sostanzialmente il tapering esaurito, chiuso, e stop agli acquisti, e quindi basta benzina ai mercati azionari, basta benzina ai mercati in generale, e questo potrebbe generare con anticipo, ed è quello che sta succedendo, una discesa dei mercati azionari e di conseguenza un po' di panic selling. Poi bisogna vedere quanto approfondirà, se sarà una semplice correzione magari del 5-10% o se sarà il preludio a qualcosa di più importante, simile al 2020. Nessuno lo spera, evidentemente. Io alla fine credo che le banche centrali metteranno una pezza. E la Federal Reserve, così come ha agito bene negli ultimi 3 mesi, annunciando il tapering e facendolo diventare una cosa scontata, senza far salire i rendimenti dei titoli di Stato, beh, se facesse una cosa del genere, credo che sarà utile a tutti. Sei stato praticamente hai avviato la tua riflessione citando giustamente il cambio dollaro-yen che fino a poco fa, insomma, aveva fino agli ultimi giorni era in area 111-112. Adesso effettivamente c'è stato un movimento particolarmente forte verso il basso, ma in realtà era già da giovedì che aveva registrato un calo e adesso siamo infatti sotto quota 111, 110,93. Lo hai già ricordato più volte nei nostri collegamenti, però secondo me proprio perché, come dicevi tu, è un movimento quello ribassista sui mercati e al rialzo delle materie prime che si è verificato proprio negli ultimi istanti. Ricordiamo nuovamente che cosa vuol dire se nel cambio dollaro-yen, insomma, c'è un improvviso movimento a favore dello yen, c'è cioè un movimento che favorisce appunto gli acquisti della valuta nipponica o quantomeno della vendita del biglietto verde. Per quanto tu abbia già parzialmente risposto, sia chiaro. Beh, il Giappone è in deflazione da 20 anni, i dati sull'inflazione evidenziano un calo dello 0,4% in controtendenza con tutti i paesi, la maggior parte dei paesi del mondo, Stati Uniti in testa, che hanno il 5,4%, ricordo che UK al 3,2%, l'Europa 3,4%, Australia 3,8%, Canada 4,1%, Nuova Zelanda 3,2%, quindi siamo di fronte a un mondo che vede l'inflazione salire in maniera generalizzata, tranne che in Giappone, dove qualcuno parla addirittura di nuovo QQE, cioè Quantitative and Quantitative Easing, da riproporre, perché sostanzialmente i prezzi non salgono. La valuta giapponese è da 20 anni con i tassi sotto zero, col controllo dei rendimenti di titoli di Stato a 10 anni a 0%, per cui è la valuta che nessuno vuole in condizioni normali di crescita e di sviluppo. Perché? Perché è una valuta che non rende, una valuta che sostanzialmente tende a essere deprezzata volutamente dalla banca centrale, che continua a sostenere le altre valute per evitare che la valuta giapponese si rafforzi, in quanto gli esportatori giapponesi che fanno dumping, lo sappiamo bene, tendono a essere sempre sull'ask, sull'offerta del dollaro yen, e offrono sempre quindi dollari, perché è valuta buona che incassano dalle esportazioni, e devono sempre, poi pagando fornitori, pagando salari e stipendi, devono convertirla in yen continuamente. Quindi lo yen è una valuta che
tende a indebolirsi lentamente nelle fasi di espansione del mercato, quando le banche centrali alzano i tassi, mentre nelle fasi di avversione al rischio lo yen è la valuta di rifugio per eccellenza da sempre. Da sempre intendo dire negli ultimi 30 anni. Poi dopo è chiaro che può essere affiancata di volta in volta dal franco svizzero, qualche volta dal dollaro americano, qualche volta è stata valuta di rifugio l'euro, a seconda di come erano disposti i tassi. Ma siccome in Giappone i tassi sono a zero da 30 anni, è evidente che già lo yen giapponese è la valuta per eccellenza, che sale esclusivamente quando gli investitori si liberano di asset speculativi, di asset che danno rendimenti, per tornare, diciamo, al fly to quality, si dice in inglese, sostanzialmente sì. I soldi tornano a casa. E tenete presente che l'investitore giapponese da 30 anni è abituato a investire all'estero, perché siccome i suoi risparmi rendono zero e se li porta in banca costa tenere i soldi in banca in Giappone anziché rendere, è evidente che l'investitore medio giapponese cerca rendimenti altrove e quindi investe in asset esteri, e quando invece c'è crisi deve tornare indietro, perché è come se facesse un mutuo in valuta, e se un mutuo in valuta peggiora, perché le altre valute tendono a rafforzarsi, è chiaro che la situazione diventa pesante. Quindi per lo yen si tratta della caratteristica essenziale di questa valuta, quella di essere la valuta di rifugio per eccellenza, che quando i mercati scendono lui sale. Come il franco svizzero, ricordavi tu giustamente, no, sei stato chiarissimo Saverio, come ricordavi anche tu, anche con il franco svizzero, che effettivamente oggi guadagna lo 0,7% nel cambio con il dollaro e sta testando un supporto interessante a 0,92,4, che aveva respinto più volte come resistenza al mercato, lo aveva fatto nel mese di luglio in questa posizione, poi l'aveva fatto ancora nel mese di agosto e poi ancora a inizio settembre, dopodiché è diventato supporto in queste altre posizioni sia nella fine del mese di settembre, più volte ogni tentativo di vendita è stato poi riacquistato e adesso sta testando proprio questo livello. È interessante anche notare, ce l'hai messo dentro nel tuo discorso iniziale Saverio, come in questi giorni, in queste settimane abbiamo assistito a un rafforzamento del dollaro, tant'è che il dollar index è arrivato a quota 94, superando anche, se vogliamo, quella sorta di doppio massimo che poteva contraddistinguere il dollar index guardando i 93,7 di agosto. Dunque dollaro che sale e materie prime che salgono, quindi una situazione che effettivamente ha portato forse a un una situazione inedita. E le cui conseguenze forse stiamo assistendo proprio in questo istante. Poi ovviamente generalizzare è sbagliato, c'è il caso Evergrande, c'è appunto la questione del petrolio e c'è poi tutta la serie di situazioni in divenire che riguardano tapering e banche centrali, oltre che la ripresa della Cina che è più debole e i timori dell'inflazione. Però il dollaro che sale, le materie prime che salgono è una situazione particolare. Allora, è essenziale questo discorso, nel senso che le correlazioni intermarket in questi ultimi anni sono variate, sono saltate. La ragione è legata ai tassi. Quando i tassi non erano a zero, noi avevamo un mercato molto più chiaro da certi punti di vista, perché avevamo delle valute appetibili da un punto di vista di investimento, sì. Cioè valute che avevano i tassi sopra lo zero e tassi magari sopra anche l'1,5%, il dollaro precedentemente, Australia, Nuova Zelanda, quindi le valute classiche da investimento, che salgono nei momenti di risk on, quindi di appetito al rischio. Poi ci sono delle valute che invece si comportano in maniera esattamente contraria, e tra queste valute, in questa fase anomala in cui tutti i tassi sono a zero, bisogna fare un confronto tra le diverse coppie di valute quando le borse cominciano a scendere, perché in quei casi si creano delle condizioni anche anomale, per cui per esempio euro-dollaro scende in questa fase perché il dollaro è più valuta rifugio dell'euro. Okay, nonostante i tassi americani siano leggermente superiori a quelli europei, certo. Ma la ragione è data dal fatto che il tapering sono aspettative di rialzo di inflazione e di occupazione che porteranno a un futuro rialzo dei tassi, quindi i mercati in questo momento premia il dollaro come futura valuta da investimento nel momento in cui, perché sarà una delle prime ad alzare i tassi insieme magari alla Nuova Zelanda o all'Australia, in particolar modo Nuova Zelanda, e questa è la ragione principale per cui c'è un comportamento anomalo nei rapporti intermarket, nelle correlazioni intermarket che vedono per esempio le borse scendere e il gold non salire, che è una contraddizione in termini storica, perché il gold dovrebbe essere un asset rifugio che sale proprio nel momento in cui le borse correggono, e invece il gold quest'anno ha fatto
lo yo-yo su e giù, ma con una tendenza distributiva legata al fatto che le posizioni sono long sul mercato. Quindi si assiste a una diversificazione di portafoglio che dipende dalla valuta a valuta, proprio in relazione al fatto che tutte le valute hanno i tassi a zero. Quando le si schioderanno da questa situazione di tassi zero e il mondo tornerà ad essere un mondo normale, tra virgolette, molto probabilmente torneremo ad avere delle correzioni più stabili nel tempo, intermarket, intendo dire tra mercati differenti. Quindi avremo probabilmente le borse che potranno, in mancanza di benzina, del QE, con il tapering in atto, potremmo vedere delle borse magari scendere, però differenziate a seconda del paese, quindi magari la borsa europea fare peggio della borsa americana o viceversa. Quindi le differenziazioni settoriali torneranno ad avere un peso e un ruolo, quando invece nell'avversione al rischio più totale, nel QE più totale, quindi o nella grande appetito che sfocia poi in bolla speculativa, che qualcuno dice essere attualmente quella che vi stiamo vivendo, è chiaro che in queste situazioni il mercato è anomalo. E anomalo vuol dire si comporta o in vendite di yen aggressive o acquisti di yen, e in mezzo delle posizioni di trading range che io ho richiamato già nel mese di marzo e che continuano a essere valide, perché ricordiamocelo, l'euro dollaro continua a oscillare tra 1,16 e 1,22 ormai da 8 mesi, e nulla cambia e nulla è cambiato nonostante tapering, parole di banca centrali, dichiarazioni, rialzo dei tassi, eccetera eccetera. Quindi torneremo in un mercato normale quando il mercato tornerà ad alzare i tassi, tornerà a vedere un'inflazione strutturale. In questo momento l'inflazione sembra strutturale, basti vedere il petrolio. Il petrolio potrebbe, una volta rotto 80, c'è un punto cruciale, ma se rompe 80 potremmo arrivare a 100 dollari. Quindi la situazione è abbastanza complessa. Per esempio sulla Gran Bretagna c'è la questione della correlazione specifica che penalizza la sterlina. E anche i big player, secondo me, non sanno che pesci prendere, tant'è vero che sono abbastanza sconcertati, e lo dimostrano le posizioni sul CME a Chicago, che non sono univoche. Questo è euro-dollaro a 15 minuti, ha raggiunto i 16,4 che potrebbero essere il punto, potrebbe essere il punto più alto della giornata, sta consolidando a ridosso, insomma, di questo valore per quanto riguarda euro-dollaro. Prima giustamente citava Saverio anche la questione dell'oro, che forse prima di altri asset ha iniziato a comportarsi in maniera un po' diversa rispetto a quanto eravamo abituati in situazioni normali, quindi non in situazione di emergenza pandemica, perché poi tutto nasce da qui, se vogliamo. Eccolo l'oro, e guardate come nell'ultima ora, sostanzialmente l'ultima ora abbondante, dalle 15.45 a oggi ha guadagnato l'1,3%. È ovvio che insomma è in corso una inversione totale per quanto riguarda molte degli asset che osserviamo. Saverio, a questo punto io proverei anche ad osservare uno dei cambi più interessanti e coinvolti in questo momento in questa sostanzialmente inversione. Mi riferisco al cambio tra il dollaro americano e il dollaro canadese, che è legato ovviamente al petrolio. Questo è il grafico daily, vediamo come il canale rialzista, più volte rotto al rialzo, poi è rientrato all'interno insomma dei binari che osserviamo da giugno. Adesso lo ha rotto per la prima volta in maniera importante verso il basso. Sì, il dollaro canadese sembrava poter salire, sembrava poter scendere contro dollaro americano dopo la pubblicazione dei dati poc'anzi, i building permits, cioè i permessi di costruzione, che sono usciti negativi a meno 2,1. Poi si è ribaltato tutto, perché chiaramente col petrolio che sale, la correlazione in questo momento, un petrolio che raggiunge quasi gli 80 dollari, è diciamo preponderante rispetto ai dati sul mercato immobiliare canadese. Quindi è evidente che il dollaro canadese si è ribaltato al rialzo e ha rotto sostanzialmente col dollaro il punto principale, che poi era in area direi 1,26, 1,2620, adesso è stato violato, anche se siamo in area 1,2580, potremmo attaccare sotto 1,2490 abbastanza tranquillamente nelle prossime ore, se questa fosse la dinamica da qui a qualche ora sulle mercati azionari, eccetera eccetera. Allora a quel punto potremmo vedere ancora un Canada forte, con la correlazione con il petrolio evidente, forte, e potrebbe portare soprattutto i cross, che in questo momento sono abbastanza delicati, quindi Australia, Canada, Nuova Zelanda, Canada, sono tutti cross che stanno vedendo le oceaniche perdere terreno e il dollaro canadese rinforzarsi. Credo che sia una tendenza che possa andare avanti qualche giorno. Poi vedremo soprattutto la correlazione con gli altri dollari, perché il mercato di per sé, al di là dello yen e in particolar modo oggi del Canada, che sono legati al petrolio uno e alle borse quell'altro, il mercato rimane dollaro centrico, cioè se il dollaro sale contro euro è salito contro sterlina, è salito contro Australia, è salito contro New Zealand, quindi tutto sommato
dollaro oggi è rimasto, in realtà è sceso da stamattina, però si sta muovendo univocamente nei confronti di queste valute. Quindi c'è un mercato dollaro centrico su alcune coppie di valute e su altre coppie di valute che invece dipendono da mercati, da mercati esterni, cioè sostanzialmente il petrolio per quanto riguarda il Canada e le borse per quanto riguarda lo yen, il mercato si sta muovendo in valuta rifugio o valuta da investimento, in questo caso valuta rifugio. Eccolo il dato di cui parlava Saverio che riguarda il Canada, cioè permessi di costruzioni, contrazione del 2,1%, quindi meno 2,1% per quanto riguarda il dato di agosto su base mensile. Come vedete siamo su un livello minimo, insomma è la rilevazione più bassa delle ultime 4, più o meno va a pareggiare quella di giugno. Ce n'è un altro di dato interessante macroeconomico e che riguarda appunto gli Stati Uniti. Vediamo se riusciamo ad aggiornare il dato. Eccolo qua, sono gli ordinativi di fabbrica sempre su base mensile per il mese di agosto. Eccolo qui, per quanto riguarda gli Stati Uniti più 1,2%, ed è un dato superiore all'attese, era l'1%, e anche al dato precedente che è lo 0,7%. Comunque sia, siamo più o meno molto molto più indietro rispetto alle rilevazioni di maggio e di aprile, questo per quanto riguarda i dati macroeconomici più importanti della giornata. Saverio, abbiamo ancora qualche minuto, andrei a osservare se sei d'accordo il cambio sterlina-dollaro, perché è uno dei cambi in cui evidentemente la valuta contro il biglietto verde sta mostrando più forza, cioè la valuta britannica 1,3607 più 0,46%, e in alternativa o in aggiunta anche magari un altro cross interessante che oggi sta dando indicazioni da seguire. Allora, la sterlina chiaramente aveva subito gli giorni scorsi tutta quella situazione che si è venuta a creare sulla grande distribuzione in Gran Bretagna, evidentemente, e questo aveva penalizzato la sterlina. Poi c'è stato un recupero che è durato due giorni, tre giorni, con oggi un recupero da 1,34, si è fatto 200 punti nelle ultime due sedute e mezzo fino ad arrivare a 1,36 e mezzo. Sembrava poter rompere quel livello, e invece adesso che chiaramente il mercato è entrato in risk-off mode, cioè in avversione al rischio totale, il dollaro comincia ad acquisire forza contro tutto. Tanto è vero che sia l'euro-dollaro, che è stato quello che poi forse sta tenendo meglio, perché è tornato sopra 1,16 da 1,1580 e si è fatto 40 punti e non sta cedendo più di tanto. Il cable invece da 1,3640 adesso è sceso 40 punti secchi, tant'è vero che euro sterlina, che era andato 85,25 e 85,30, è tornato su verso 85,45, 85,5. Quindi questo significa che la sterlina potrebbe tornare sotto pressione nelle prossime ore, specie se continuasse questa versione a rischio e specie se le borse americane oggi chiudessero in rosso, che probabilmente sarebbe un inizio di settimana molto preoccupante, perché potremmo vedere poi dopo stanotte un sell-off in Asia molto probabile se le borse americane chiudessero negative, e secondo me a quel punto una discesa del dollaro yen e tutti i cross dello yen, e anche un ritorno del dollaro contro le altre valute, quindi euro contro Australia, contro Nuova Zelanda e contro yen, abbastanza significative. Quindi questo potrebbe essere lo scenario. Quindi importante sarà osservare questa notte la volatilità dei cross dello yen, sterlina yen, Australia yen, Nuova Zelanda yen, Canada yen, perché a questo punto lo yen potrebbe essere la valuta favorita per un ritorno impulsivo anche del 0,50-1% in una seduta. Dunque cross con lo yen, al momento euro yen più 0,07%, dollaro australiano yen più 0,08%, dollaro canadese yen più 0,4%, vediamo anche il GBP yen, cioè sterlina yen, 150,79 più 0,23%, mentre stiamo osservando la sterlina, come vedete 1,36 è proprio un livello di importanza clamorosa, oltre a essere una sorta di triplo minimo, di breve adesso fa da resistenza proprio alle contrattazioni che si stanno svolgendo in questo momento. Siamo 1,36 e 0,3. Caro Saverio, grazie come sempre per l'ampia disponibilità e le ampie riflessioni che abbiamo fatto insieme. Seguite Saverio su Save Forex e su i social Facebook e anche LinkedIn. Saverio, grazie di tutto e ci sentiamo grazie presto. Grazie a voi, arrivederci.